Allora ragazzi, ciao a tutti, come ogni primavera arriva il momento di fare la legna, tempo di merda, piove sempre, ma oggi voglio dargli una bella botta perché è un po' che sta qua, è ora di sistemarla. Uso la mia Fiskars X21. Un'accetta che ormai uso da tanti anni per spaccare la legna. Io spacco la legna a mano e oggi ve lo faccio vedere. Cerco di spaccarla adesso, è verde, però almeno aperta mi si asciuga prima. Ce la faccio, la spacco lunga perché è una stufa molto profonda e tenere alcuni lunghi mi fa comodo, però vediamo perché è bello lungo, non sarà facile.
sì, è perfetto. Da questo lato fa più fatica, c'è sempre un lato dove si spacca più facilmente rispetto all'altro. L'accetta è eccezionale, ormai la uso da tanti anni, a volte fa un po' di microchipping, ma apre veramente da Dio. Poi questa non è nemmeno la più grande, è la X21, però ci spacco della roba veramente grande. Questo secondo me va bene, cioè, un pezzo di un tronco che era lungo così. Adesso ci entra, va. Adesso ci entra. Che fisico, hai visto? Piano piano, mi sono stufato ad aspettare, piove sempre. Dai, ti fai venire. E dopo devo segare questa qua che è lasciata grande. La faccio a lasciarlo lungo così per la ole va bene.
ricontrolla, dai. Ricontrolla ce l'hai fatta prima. Dai. Prova a vedere se l'ho l'hai fatta prima o come? Hai più forte che le via, dai. Porta le di qua. Thank you.
Allora ragazzi, approfitto adesso che è uscito un po' di sole, perché prima ho dovuto interrompere perché pioveva anche abbastanza forte. Poi proseguo col resto. Qui avete visto, ho fatto vedere un po' le mie applicazioni della Fiskars X21. Ormai la uso da 5 anni, accetta per lo spacco eccezionale. Probabilmente dovevo prendere anche il modello più un po' più pesante, l'X25. Mi sembra che c'è X25 e poi X27 che è ancora più lunga. Probabilmente l'X25 sarebbe stato il top, però questa è abbastanza leggera, devo dire, ormai è tanti anni che la uso. Vedete che profilo che ha, manico è praticamente indistruttibile, quindi tutti quei problemi di quando magari batte sul legno, sul collo, zero proprio. E è una bella accetta, per lo spacco è eccezionale. Io ogni anno praticamente il lavoro dello spacco della legna lo faccio con questa accetta qua. Ho fatto vedere l'altro giorno gli altri strumenti che uso, la Rinaldi grande per sramare quando devo pulire nella macchia la legna, la motosega, e poi questa qui per spaccare la legna, poi per metterla ad asciugare in modo tale che si stagioni poi per gli inverni prossimi. Niente, era una semplice condivisione, magari qualcuno lo trova interessante o cercava una buona accetta per lo spacco. Spero che vi sia utile. Ricordate, non fate come ho fatto io, nel senso mettete tutte le protezioni possibili e immaginabili, perché comunque può sempre capitare che mi scheggia di legno, vado in faccia, eccetera. E io adesso l'ho fatto così casalingo, quindi voi usate tutte le protezioni, le cuffie, i caschi, scarpe antinfortunistiche, eccetera, eccetera. Spero che il video vi sia utile, ragazzi. Come avete visto, ci sono pezzi grandi che ho lasciato lunghi perché ho una stufa molto profonda, una delle due stufe. Quindi se l'avete visti molto grossi, lunghi, è per quello. Ovviamente più è lungo e più l'accetta fa fatica a aprirlo, ok? Perché l'impatto si disperde, no? Nella lunghezza del tronco. Però come avete visto, 2, 3, 4 colpi al massimo, apre tronchi belli grossi. Questa è tutta legna di faggio. Che dire ragazzi, il video si conclude qua. Come sempre, scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto e se non vi siete iscritti iscrivetevi al canale. E così rimanete sintonizzati quando io tiro fuori qualche video nuovo, e lo notate, insomma lo vedete subito, e a me mi supportate sul canale a crescere. Vi ringrazio veramente tanto, tutti gli iscritti e tutti quelli che mi seguono. Un saluto a tutti, ciao.